Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video che è una morning routine. Ho voluto farvi una morning routine settimanale, infatti vi sto registrando di venerdì per farvi appunto vedere una morning routine reale mia, di una mamma che prepara praticamente i figli per andare a scuola. Qui vedete che sto facendo colazione da sola, finalmente, perché è l'unico momento in cui sono da sola, mentre Samuele appunto si allena. E finita la mia colazione, fatta appunto di tisana e biscotti misura, preparo la colazione ai bambini. Loro bevono il latte col Nesquik. E quindi niente, io mi metto qui e gli preparo la colazione. Diciamo che all'inizio gliela preparavo mentre loro si preparavano, poi però questa cosa l'ho un po' accantonata perché si sono stancati facilmente, ecco, diciamo la verità, erano particolarmente stanchi e quindi ho deciso di alzarmi prima io, almeno un'ora prima. Io mi alzo alle 6 praticamente, in maniera tale che ho tutto il tempo necessario per farmi la mia colazione in pace. Ho un'ora e mi serve perché io sono lentissima, e poi finita la mia colazione verso le 7 meno 10 così preparo la loro e gliela lascio sopra la penisola, che intanto magari il latte, che è particolarmente caldo, si fredda un pochino, e poi preparo anche le loro merende per scuola. In questo giorno Aurora gli ho preparato, che era un po' di giorni che me lo chiedeva, gli ho preparato un panino con la mortadella. Lei è amante, i miei figli sono amanti tutti e due di mortadella più che di altri affettati. E invece Alessandro, qui non lo vedete, però Alessandro va a matto per le merende, quelle della Parmareggio, e quindi gli do una di quelle lì che sono belle pronte, almeno so che mangia una cosa sana, tra virgolette. Qui vedete che sto prendendo le mie vitamine, io sto seguendo un percorso, come vi ho detto anche tempo fa, e qui sto prendendo le vitamine sia per il corpo che per i capelli e per le unghie. Visto che mi mancano ancora 10 minuti prima di svegliare i bambini, decido di occuparmi della lavastoviglie, anche perché come vedete nel lavello ci sono ancora un po' di cose della sera precedente. E cosa ho fatto qui? Praticamente ho preso e ho scaricato la lavastoviglie, sto sistemando, e poi la ricarico, perché cioè ragazzi, qui è un carico scarico carico scarico di robe tutte le sacrosante mattine, e quindi niente, quindi sto caricando appunto la lavastoviglie con le cose della sera, che poi continuerò a caricare durante la giornata e che manderò la sera, insomma la sera stessa del giorno. Finito di occuparmi della cucina, vedete, metto appunto le merende negli zaini dei bambini. Samuele intanto ancora continua ad allenarsi, io non so come faccia assolutamente, perché non è nelle mie capacità mentali svegliarmi e allenarmi. E adesso vado a vedere in che situazione si trovano i bambini. Aurora ovviamente con la sua sveglia del cellulare è sveglia e si sta già vestendo. Io gli preparo i vestiti la sera in maniera tale che lei già sa quello che si deve mettere, ovviamente li scegliamo insieme, figuratevi. E invece Alessandro gli è presa l'abitudine che alle 5 di mattina, quando si sveglia il padre, lui si sveglia e viene a dormire nel nostro letto, a farsi il pisolino delle ultime due ore nel nostro letto, e qui è praticamente padrone del lettone di mamma e papà e non si vuole neanche svegliare. Si stiracchia si stiracchia come un gatto, è fantastico quando si stira così, cioè è bellissimo. Insieme a lui ovviamente dorme il gatto e Lucky ovviamente va a svegliare entrambi.
quando si dice proprio cane e gatto, ecco qua la dimostrazione. Loro sono veramente cane e gatto, però vanno d'accordo. Laghi ovviamente dal buongiorno anche ad Alessandro, perché hanno un rapporto strettissimo, veramente stretto. È come se Alessandro fosse il suo padrone, non il suo padrone alfa, diciamo. Adesso apro la serranda perché comunque controllo in che situazione si prospetta la giornata. Qui abbiamo una giornata bella nuvolosa, ma insomma ci sta, perché sono i famosi giorni della merla. E adesso vado in camera di Alessandro. Ragazzi, io faccio avanti e indietro la mattina, avanti e indietro da una stanza all'altra. Ritorno nella stanza di Alessandro, apro la serranda anche lì da lui perché sennò non vediamo niente. Anche qui controllo di fuori se per caso la situazione è leggermente migliorata, ma anche no, anzi anche peggio. E adesso Alessandro è venuto di qua con me perché adesso lo vesto, ovviamente cane al seguito perché non ci facciamo mancare niente. Alessandro lo vesto io perché se no dovrei fare sempre avanti e indietro, perché lui si sa mettere solamente i pantaloni e le mutande. Però visto che comunque la sera entrambi li faccio lavare, almeno la mattina ottimizziamo i tempi, allora lo aiuto io la mattina, così facciamo prima. E niente, anche a lui preparo ovviamente i vestiti, così ragazzi non dobbiamo perdere tempo a scegliere cosa eccetera, scegliamo insieme e quello è. Passiamo al momento scarpe. Il momento scarpe per Alessandro è sempre il momento più importante, perché lui è un amante delle scarpe, quindi le vuole cambiare, scegliere lui. E quindi niente, si è scelto anche le scarpe per stamattina, ovviamente diverse da quelle che avevamo scelto la sera. Ovviamente potete vedere che io sono sempre l'ultima a vestirmi. Adesso è il mio turno al bagno, fortunatamente, e quindi mi preparo io. Ovviamente comodissima, ragazzi, non mi venite a cercare cose strane, vestiti e robe varie, perché no. Qui sto praticamente pettinando Aurora, che ragazzi ha una massa di capelli enorme, ma soprattutto un sacco di nodi. Lei è imperterrita a tenerli sciolti anche quando dorme, e purtroppo il risultato è che le si formano un sacco di nodi. E a me dispiace, perché poverina, gli faccio male quando la pettino, però non posso fare altrimenti. Adesso mettiamo le scarpe, cioè la scelta scarpe. Ecco qua, infilo le scarpe, anche quelle comodissime, ragazzi, perché con due bambini al volo non si può andare in giro tutte belle vestite. Momento finale. Momento finale è il grembiule. Alessandro glielo metto io, ovviamente, perché sennò affittiamo domani, ragazzi, Aurora invece se lo mette da sola, ovviamente si prepara da sola, si mette il giacchetto da sola e niente, quindi metto il grembiule, il giacchetto e il cappello e siamo pronti per uscire, o quasi, perché ancora non è finita, ragazzi, perché spesso e volentieri ci troviamo a dover fare delle cose che non avevamo fatto prima. Thank you.
mettiamo il nostro bel giacchettino che ci ha regalato la Zelisa al compleanno. Sto giacchetto praticamente da quando gliel'ha regalato non l'ha più levato, prima o poi mi toccherà levarglielo per lavarlo. Qui sbadigliamo perché ovviamente abbiamo un sonno che ci si porta via. Cappellino della Roma che secondo me gli sta piccolo, lui dice di no, però vabbè, basta che gli diano il caldo. Lui è pronto, adesso metto anch'io il mio giacchetto. Questo è un giacchetto che ho comprato a Orvieto del No Papiri, che cercavo da una vita, perché è praticamente fino, non è un bomber di quelli grossi, e preferisco perché io già so grossa di mio, quindi ci manca solo e mi metto un giaccone di quelli proprio grossi grossi grossi, mi ingrossa ancora di più, quindi va bene questo. E adesso, come vi dicevo, passiamo a quello che dobbiamo fare tutte le mattine, che ci scordiamo sempre, ovvero misurare la temperatura, perché Aurora logicamente deve, le sue maestre vogliono la temperatura scritta, Alessandro ancora no, vogliono la temperatura scritta e tutte le mattine dobbiamo fare questa cosa. Niente, questo è l'ultimo step. Adesso in braccio agli zaini, che ragazzi pesano tantissimo, tantissimo. Io non so come cavolo si faccia a portare degli zaini così pesanti. Mascherine, perché quelle ormai sono diventate una cosa per noi normale. Mascherine, intanto parlo con mio marito su alcune cose che lui mi chiede, stavolta non mi ricordo neanche di cosa. Ah, mi sta chiedendo perché sto registrando, gli stavo spiegando. E niente, e ora salutiamo il babbo e ci imbarchiamo. Io spero che questa morning routine vi sia piaciuta e vi abbia tenuta compagnia più che altro. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate, mettetemi un like e ci vediamo al prossimo video. Un bacio!